Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione dell'informazione su Calabria News 24. Apriamo con la cronaca e più precisamente con la Guardia di Finanza di Crotone che ha scoperto un vero e proprio contrabbando di gasolio contraffatto con diversi arresti. Gli approfondimenti nel servizio. 11 misure cautelari e varie perquisizioni, tra cui 6 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e 5 misure coercitive di obbligo di dimora nei confronti di un sodalizio delinquenziale dedito al contrabbando di prodotti petroliferi, è il risultato di un'operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Crotone. Ognuno dei soggetti coinvolti ricopriva un ruolo di partecipante con mansioni coadiuvanti gli organizzatori del sodalizio criminale, fornendo il loro contributo alla realizzazione del programma delinquenziale. L'inchiesta, diretta dalla Procura crotonese condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Compagnia di Crotone, conclusesi con la denuncia di 21 persone, ha permesso di ricostruire una frode all'IVA e alle accise per oltre 1 milione di euro con conseguente immissione illegale di 1.400.000 litri di pseudogasolio. L'indagine è nata grazie ad un sequestro avvenuto nei primi mesi del 2016 nei pressi di Cutro, nei confronti di un'autocisterna polacca che trasportava l'anomalo prodotto petrolifero sulle strade della provincia di Crotone. Ed è stato possibile ricostruire l'articolata frode posta in essere dal sodalizio, articolato su base familiare, ma che si avvaleva anche di altri soggetti con compiti e ruoli ben definiti. Il sistema era alquanto subdolo: per il tramite di fabbriche di prodotti energetici in Polonia il prodotto petrolifero veniva cartolarmente venduto a società operanti nella Repubblica Ceca. L'associazione criminale era riuscita a predisporre una miscela energetica che fisicamente e quindi documentalmente era assimilabile all'olio lubrificante, ma tuttavia, avendone le stesse caratteristiche energetiche, veniva commercializzato come gasolio, senza però essere gravato fiscalmente come quello che ogni cittadino camionista trova alla pompa, con un costo al consumo oltremodo vantaggioso. A tessere le file della rete era un ristretto gruppo con base in Calabria, nella cittadina di Torretta di Crucoli, ma già operante e conosciuta in altre zone d'Italia. Fondamentale per la ricostruzione dell'organizzazione criminale sono state le attività tecniche, come anche i pedinamenti e le osservazioni svolte con la collaborazione di altri reparti del corpo in tutta Italia e le indagini finanziarie svolte in virtù della contemporanea segnalazione di operazioni sospette che i finanzieri pitagorici hanno saputo connettere alle emergenze investigative. L'apparente olio lubrificante, in realtà gasolio per autotrazione, veniva caricato in un altro paese membro dell'Unione Europea prima di essere distribuito in Italia ad aziende compiacenti anche attraverso vettori esteri, occultando il prodotto in contenitori di polietilene di forma cubica, cosiddetti bulk, caricati a bordo di camion telonati e non idonei allo specifico trasporto di prodotti classificati pericolosi. Sequestra e minaccia con un fucile nella propria abitazione una coppia di giovani per non pagare un debito. Un 53enne è stato arrestato e posto ai domiciliari ad Amantea nel Cosentino dai carabinieri. La donna, che ha 28 anni, accompagnata dal fidanzato 30enne, si era recata nell'abitazione dell'uomo per tentare di ottenere il compenso pattuito per una collaborazione lavorativa prestata nello scorso mese di settembre. L'arrestato, dopo aver fatto entrare i due in casa e facendoli accomodare in salotto, si è allontanato tornando con un fucile a pompa, proferendo minacce impedendo loro di lasciare l'abitazione. Solo dopo un'improvvisa distrazione dell'uomo, forse causata dall'arrivo della moglie, ha permesso alla 28enne di raggiungere la porta d'ingresso della casa e di darsi alla fuga. Successivamente ha lasciato andare anche il ragazzo. Nella casa dell'uomo sono stati trovati e sequestrati 3 fucili, di cui 2 detenuti illegalmente, e un centinaio di munizioni. E cambiamo argomento, perché dopo una lunga battaglia è stata aperta una sede operativa dei Vigili del Fuoco a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. Vediamo il servizio. Con la definitiva apertura della caserma dei Vigili del Fuoco a San Giovanni in Fiore si mette fine ed in positivo ad un'annosa vicenda che per tanto tempo ha visto impegnato il segretario generale della GUIL Pubblica Amministrazione di Cosenza, Bonaventura Ferri. Certo, stamattina è una giornata importante. Finalmente, dopo tante battaglie, i Vigili del Fuoco a San Giovanni in Fiore sono una realtà. Abbiamo una squadra operativa 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Finora i soccorsi dovevano arrivare da Cosenza o da Crotone impiegando più di un'ora di strada. Era impensabile dare soccorso ai cittadini in questa maniera. Ora finalmente questa caserma, questo presidio di soccorsi è una realtà e i cittadini avranno un soccorso adeguato e anche i lavoratori rischieranno meno con dei mezzi pesanti correndo su una strada di montagna come quella della Sila.
Una caserma, quella dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore, che serve un territorio vasto come tutto l'altopiano sirano. Sono 10 comuni in provincia di Cosenza e 8 in provincia di Crotone. Tutti questi comuni finora avevano dei soccorsi molto in ritardo. Con questo presidio di San Giovanni ci sarà un soccorso ai tempi rapidi. Su San Giovanni sono quasi una trentina di pompieri che garantiscono una squadra di soccorso con un camion dei pompieri tutti i giorni a qualunque orario del giorno e della notte. E i Vigili del Fuoco che operano a San Giovanni in Fiore si troveranno ad affrontare emergenze che varieranno a seconda delle stagioni. Il cuore dell'Asila è importante perché c'è il parco dell'Asila, abbiamo anche un'arteria stradale molto importante, purtroppo luogo di molti incidenti. E i Vigili del Fuoco di San Giovanni è un miglioramento del soccorso per tante cose, si va dagli interventi estivi, dagli incendi, gli incidenti, qualunque tipo di esigenza e di sicurezza. È una copertura a 360 gradi per i cittadini. Apre alla Mezzia Terme un nuovo polo per le protesi e per la riabilitazione. Vediamo com'è andata proprio nel servizio. L'INAIL apre un nuovo polo di protesi e riabilitazione alla Mezzia Terme. La struttura, frutto del protocollo d'intesa sottoscritto tra INAIL e Regione Calabria, impiegherà 110 operatori tra professionalità sanitarie, tecniche e amministrative per la cura degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale. La struttura si aggiunge alla sede principale di Vigorzo di Budrio, Bologna, al centro di riabilitazione motoria di Volterra, alla filiale di Roma e ai punti di assistenza già attivi a Milano, Venezia, Bari, Roma e Napoli, con l'obiettivo di offrire prestazioni altamente qualificate anche nel sud del paese, specificando che l'apertura avverrà il 10 aprile, quella definitiva. E oggi abbiamo un primo step, un primo risultato, perché si inaugura la parte appunto INAIL relativa al attività ambulatoriali. Noi entro fine marzo concluderemo l'operazione, ci sarà poi la inaugurazione del polo integrato appunto, che vedrà assieme la parte proteica della protesi e la parte appunto della riabilitazione, con un impegno dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Si inaugura il centro medico polispecialistico regionale dell'INAIL, che è una delle tre articolazioni che costituisce il polo integrato INAIL Regione Calabria ASP di Catanzaro. Le altre sono il centro protesi propriamente detto, con tutte le attività per quanto riguarda la realizzazione e l'installazione delle protesi nei pazienti, e poi per quanto riguarda l'azienda che io dirigo, l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ci sarà un'unità operativa complessa di riabilitazione che è situata al secondo piano del manufatto che è qui alla mia destra. Si tratta di un'unità operativa complessa di riabilitazione con 34 posti letto, alcuni dei quali in degenza ordinaria, altri in day hospital, e poi annesso c'è anche dei letti di riabilitazione a ciclo continuativo di tipo territoriale, da utilizzare soprattutto per il follow up successivo dopo l'inserimento delle protesi, della protesi iniziale. Dopo il rifiuto della Regione Calabria alla proposta di ospitare un ecodistretto dei rifiuti nella zona del cementificio a Castrovilla in provincia di Cosenza avanzata dall'amministrazione comunale, arriva la soddisfazione del Comitato in difesa del territorio. Potrebbe definirsi conclusa la questione ecodistretto a Castrovillari dopo la bocciatura della Regione Calabria alla proposta dell'amministrazione comunale per l'installazione dell'impianto che avrebbe gestito i rifiuti della parte nord della provincia di Cosenza. Una grande vittoria per molti, tra cui il Comitato in difesa del territorio, che da tempo aveva espresso il suo fermo disappunto sulla questione. Portare i rifiuti della provincia di Cosenza nell'area del cementificio avrebbe determinato semplicemente un colpo durissimo alle attività economiche e imprenditoriali legate alla filiera agroalimentare, a quella turistica. Abbiamo evidenziato come la zona del cementificio sia su due faglie attive, la faglia, diciamo, del Pollino e la faglia di Frascineto, per cui lì
tecnicamente, legalmente, non è possibile fare nuove edificazioni, ma soltanto intervenire su quelle già presenti con misure antisismiche. Noi abbiamo dovuto fare come comitato quello che avrebbe dovuto fare il Comune di Castrovillari, cioè tutta una istruzione prima di fare una proposta di questo impegno. Uno, questa cosa non si può fare a meno di 2000 metri da ogni insediamento abitativo, perché il trattamento delle sostanze putrescibili la legge prevede che venga fatta almeno a questa distanza, e lì l'abitato è a 200 metri, non a 2000. E in più non si può fare in aree sismiche così come quella, perché in aree sismiche non è previsto, diciamo, non sono previste nuove edificazioni ma soltanto rafforzamenti delle precedenti. Poi non ci lamentiamo se dice vabbè, ma vuoi che ci sia un terremoto proprio lì? Cioè, poi quando succedono i disastri uno va a rivedere le cose e si rende conto che forse tanti di questi disastri, in questo caso quello potenziale ma anche quello economico, potevano essere tranquillamente, diciamo, evitati soltanto con un minimo di cura, con un minimo di attenzione, con un minimo di ascolto anche dei diritti, diciamo, delle popolazioni che sul nostro territorio abitano. I lavoratori della Stateca SPA tornano a mobilitarsi in difesa del proprio posto di lavoro e dell'esistenza stessa delle terme lugiane, che rischiano nuovamente la chiusura in attesa del bando da parte della Regione Calabria per l'affidamento della gestione delle stesse. Gli approfondimenti nel servizio. Presente all'incontro organizzato dall'Associazione Comitato Lavoratori Terme Lugiane anche il Presidente del Consiglio del Comune di Acquappesa, Mario Poltero. Le dichiarazioni rilasciate nel suo intervento in merito al progetto consegnato da parte dei due comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese alla Regione Calabria per il bando sulla gestione delle acque termali hanno suscitato tra i partecipanti un certo clamore, perché è nettamente in contrasto con la posizione dell'amministrazione di cui egli stesso fa parte. Investimenti economici notevoli, opere infrastrutturali ambiziose, previsioni di spese e di utenza ben sopra la norma anche nazionale. Questi punti di relazione del piano di sviluppo termale criticati da parte dei lavoratori, ma confermati dallo stesso Poltero. Nel suo intervento molto accorato, lei ha messo in evidenza quelli che sono i punti salienti del progetto presentato dai due comuni alla Regione Calabria. Dall'altra parte ha però anche evidenziato quelle che sono, secondo lei e altri anche consiglieri di maggioranza, alcune criticità. Stiamo parlando di una risorsa importante per il nostro territorio, dove credo che si abbia voglia di fare sviluppo e cercare di trovare le migliori soluzioni. Forse questo progetto risulta un tantino importante nei numeri, e quindi io credo che nella visione generale, andando a riportarla sul nostro territorio, nella nostra realtà, credo che vada rimodulato. Questo è in sintesi quello che mi sento di dire. Così come probabilmente, visto anche gli importi, bisognerebbe capire se la fattibilità esiste, e comunque potremmo ancora allungare i tempi, però noi abbiamo bisogno di dare certezza ai lavoratori. Quindi la vostra posizione da questo punto di vista quale sarà da oggi in poi, anche nei prossimi consigli comunali in cui verrà trattato l'argomento? La mia posizione nell'amministrazione, quando ne abbiamo discusso, è sempre stata questa, quindi tutti gli amministratori, i sindaci sanno perfettamente qual è la mia idea. Certo, io non posso dire che sia giusta, però rispetto alla mia esperienza, poi fra l'altro sono un imprenditore dove so che i piani devono avere anche dei rientri, e in breve tempo credo che ci siano delle forti criticità. E vedremo, vorrà dire che ora dovrò forse spingere con più forza sulle mie idee. Favorire la conoscenza del ciclo completo degli imballaggi in plastica dalla loro progettazione alla seconda vita. È questa la finalità di una importante iniziativa ospitata a Reggio Calabria. È Reggio Calabria ad ospitare nel 2018 la prima tappa del progetto itinerante Casa Corepla, la struttura inaugurata nella sede del Consiglio regionale, dove sarà eccezionalmente allestita nella sala Federica Monteleone fino a giovedì 25 gennaio per le scuole della città.
favorire la conoscenza del ciclo completo degli imballaggi in plastica, dalla loro progettazione alla seconda vita sotto forma di oggetti riciclati, è l'obiettivo dell'esperienza didattica promossa da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria. Circa 700 bambini delle scuole primarie della città di Reggio hanno già prenotato la visita a Casa Corepla nei giorni di programmazione. Dai dati comunicati dal Consorzio, la Calabria nel 2016 ha ottenuto un incoraggiante più 35% di differenziata negli imballaggi di plastica. Questa iniziativa parte da un risultato molto buono per la regione Calabria. Dopo anni di crescita molto limitata della raccolta differenziata, quest'anno vediamo tasse di crescita di oltre il 30%, non un dato che in qualche modo è semplificativo. La media nazionale pro capite di raccolta differenziata della plastica e degli imballaggi è sui 17 kg a persona. La Calabria quest'anno ha raggiunto i 13 kg con un aumento del 32%. Qui abbiamo accolto di buon grado e subito di poter ospitare la prima tappa di Casa Corepla in una istituzione regionale, la prima volta in Italia. Quindi siamo felici di poter portare un'iniziativa che vuole essere in linea col percorso che noi abbiamo dato in Consiglio regionale. Da un lato ad aprire ad attività non consuete, diciamo, nell'attività storica del Consiglio regionale, quindi aprirla al mondo esterno. Quindi in questo caso l'abbiamo aperta a Corepla. Il secondo, che cosa? Oggi parliamo di una cultura del riciclo, parliamo ai più giovani, parliamo ai ragazzi, parliamo agli studenti calabresi, facendo capire attraverso questa straordinaria intuizione di Corepla di fare questa installazione in cui si è riprodotto un appartamento su come si può riprodurre la plastica. Insomma, andiamo a spiegare, si va a cercare di instaurare un rapporto culturale con i più piccoli e fare capire che il riciclo della plastica, la differenziata, non rappresentano solo una buona pratica per essere buoni cittadini, ma rappresentano il futuro di una società migliore, di un ambiente migliore, di una Calabria migliore in questo caso, di un Mezzogiorno migliore. Bene, chiudiamo con l'ultima notizia, con il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria è rientrata tra le migliori d'Italia valutate dal MIUR. Il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ottenuto un piazzamento tra i primi 10 dipartimenti italiani giudicati dal MIUR. Nei giorni scorsi si è conclusa la fase di valutazione dei dipartimenti di eccellenza da parte della Commissione Nazionale del Ministero presieduta dalla professoressa Paola Severino. La Mediterranea ha ottenuto valori superiori a quelli medi nazionali nei singoli ambiti disciplinari, diritto costituzionale, privato e amministrativo. Nella fase valutativa appena conclusa, la Commissione del MIUR, tra i dipartimenti ammessi, ha valutato i migliori progetti finanziabili. L'esito è stato favorevole per il Dipartimento di GIEC, che ottiene così un finanziamento speciale di oltre 5 milioni di euro per il miglioramento ulteriore della ricerca scientifica, della didattica, dell'organizzazione amministrativa, dei servizi agli studenti. Vogliamo anche significare che questo successo è da condividere sia con le istituzioni locali che ci hanno sempre sostenuto, come anche con gli ordini professionali con cui collaboriamo da sempre. E vorremmo condividerlo con l'intera città, perché è il segno che impegnandosi possiamo anche uscire da una crisi che attanaglia questa città metropolitana. Se ci si impegna, noi vogliamo meglio impegnare le nostre risorse sia per creare legalità e sviluppo. Il progetto che è stato approvato dal Ministero è stato chiamato proprio così, legalità e sviluppo per il nostro territorio. Questi risultati non fanno altro che rivitalizzare un impegno che esiste sul territorio da qualche anno e soprattutto darci delle prospettive di crescita che si basano su una dotazione finanziaria che cresce, che può alimentare questo percorso di crescita virtuosa che siamo riusciti a realizzare e a programmare sapientemente con una piattaforma interistituzionale che dimostra che anche a queste latitudini si può fare gruppo e si possono pianificare una crescita, si può pianificare una crescita concertata. Bene, per questa prima edizione è davvero tutto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di programmi.